Attenzione, sono consapevole che questo vlog barra video farà abbastanza schifo. Allora, premetto che ste robe, come sapete, nel mio canale non ci sono mai state, perché non le so fare. Mi rifiuto quasi di farle. Comunque, come vedete, siamo in macchina. Qua c'è la mia bellissima autoradio che è già accesa e sintonizzata per adesso sul 104.5 di Radio Sabbia. Stiamo partendo alle porte di Milano per andare a trovare una persona che voi conoscete molto molto bene. E qui si ferma la registrazione, ma procediamo. Certo che c'è veramente un casino incredibile qua in autostrada. Vi volevo fare vedere queste antenne, però, queste antennine qua, che forse si vedranno, eccole qua, qui adesso io aspetta che sorpasso. Questa è la sede di 7 Gold, la sede bolognese di 7 Gold, che ha ovviamente qua le antenne, e qui siamo di nuovo in coda. Che poi in queste condizioni si muore anche dal caldo. Ma mai scordarsi l'ottimo, il meraviglioso sottofondo musicale bolognese. Stiamo parlando di Radio San Lucchino, le più qualificate aziende europee di serramenti in PVC e legno, che ovviamente è vicino a Bologna, sappiamo bene essere una regina del degrado. So a cosa state pensando, ti sei rincoglionito? No, ma lo scoprirete presto. A tutto questo non serve nessun commento, basta il nome, Radio Monte Canate. E quando si arriva verso Disco Radio significa che siamo ormai addirittura di arrivo per Milano, in direzione San Donato Milanese. E buonasera. Buonasera. Bene, come vedete sono a casa di qualcuno. Di chi sono a casa? Ciao. Di Manuel, che mi sta gentilmente ospitando. Abbiamo già preso la pizza che è mezza tagliata qua. E ci siamo accorti dopo che non avevamo introdotto niente. Sì, più che altro sì, ma comunque diciamo che sono arrivato e ne vedrete delle belle. Sono le 8:12 di sabato mattina, 2 giugno. Dietro questa porta sta dormendo una persona che dovremmo andare a svegliare. Oh, madonna. Me l'hai detto tu di svegliarti, sì, io avrei evitato. Io sveglio sono perché sono rimasto qui, se io posso per farti fare il video. La realtà è che l'avevo sentito arrivare, ma non più di 3 secondi prima, ergo dormivo. Buongiorno a tutti, è sabato, siamo perfettamente contro luce. Ma qui non si sente un cazzo, comunque stiamo andando al mercatino. E tra una passeggiata e l'altra, una visione di un articolo e l'altro, accade l'imprevisto. Che teneri che siete. Che teneri che siete. Ragazzi, oggi è successa una cosa molto particolare. Questa persona qua di fianco a me che presenterà... Presentati da solo. Michael, ci ha detto che... Per lui, tra me e Manu, ci dovrebbe essere del tenero. Questa cosa ci ha un po' scombussolato, sinceramente. La camera è di là. E quindi ci stavamo chiedendo, perché alla fine ci stiamo chiedendo. Se questa cosa possa avere un seguito o no, oppure semplicemente no, aspetta, è un'autentica puttanata. Perché se no viene fraintesa, premettendo che non è vero, che non c'è assolutamente del tenero. E perché non ci potrà mai e poi mai essere, diciamo. Assolutamente così. Detto questo, voi cosa ne pensate? Rispondete al sondaggio qua sopra. Bene, bene, siamo tornati in questo vecchissimo laboratorio ormai abbandonato. Che mi ha appena fatto vedere, tra l'altro, questo vecchio posto che... Facciamolo rivedere. Sì, per ma chi un po' non... in disordine, non era così quando io ci lavoravo qua, Beh, vabbè, ma non importa, comunque rende l'idea comunque di un siamo posto. Qui perché, questo voi ve lo ricordate, se non ve lo ricordate andate a vedere il video che vi lascio il link. E facciamo un passaggio di consigli di questo oggetto. Della serie che questo oggetto ha bisogno di cure, nuove cure, perché esatto. Purtroppo, poverino, è stato ha fatto la vita, un po' male, ha fatto la storia canale. E avrà bisogno di cure che gli darò io, ovviamente, in un video che vedrete nel mio canale, come ben sapete. Arriva massimo 25 volt, quindi non arriva a 30, però potrebbe essere che faccia 0,25. Però questa riparazione la vedrete in un altro video del mio canale. Finita questa riparazione, siamo tornati a casa, malgrado non abbiamo registrato assolutamente nessuna immagine del ritorno, per provare i nuovi acquisti del mercatino.
Ma volevo colpire il gelato, ma te lo sei già messo in bocca. Teneri, cassetto. Alla vostra. Vado a presentare questo bellissimo, per modo di dire, Grundig, pieno di adesivi, l'antenna un po' rotta, però qua c'è anche il meterino per la batteria, un po' di tasti qua frontali, c'è un sacco di scritte, super vissuto, super figo. E ma figo, lo dici tu, è fighissimo. Io non lo dico. Sembra che sia stato trattato da un hipster, infatti. Perché guarda com'è ridotto, però ha il cavo purtroppo tagliato. Però tutto il resto dello stereo lo vedremo con calma in un prossimo video. Allora, siccome io sono sicuro che questa merda, perché di questo si tratta, guarda, non funziona, non possiamo perdere l'occasione di filmare questo momento con l'ultima attacca di batteria che è rimasta. In realtà, non l'ho ancora acceso. Partiamo dalla cosa più semplice, la radio. Non si accende più manco quella che prima casualmente funzionava. Casualmente. Dai, impossibile. Tasto difettoso. Ti ha ossidato il tasto? Non è che si... La spina è attaccata? La spina è attaccata male, prima di tutto. Davvero? Non quella, l'altra è attaccata male. Vedi, ma l'altra non è dell'amplificatore. Ah, non lo so, l'hai attaccata tu. Sono tutte accese? Sì. Seguirà video, riparazione e dimostrazione che questo apparecchio tanto criticato da Manuel in realtà funziona molto bene e verrà ripristinato al 100%. Allora... Permettiamo che io avevo promesso che non avremmo fatto questa porcheria. E io... No, è il caso di fermarsi. Seguiranno nei prossimi video il seguito del vlog.